del servicio. Olegario, pero puedo ser Fermín. Siempre hay que llevar un buen chico a la... eso sí, que te ayuda. Color.
first one is our top master in Italy, Angelo Gorlini. I will present him later. And later on, we have Roberto Zangarelli, who is doing great work and very, very new and a very personal style. What I want you to focus on and pay a lot of attention is how the three artists, the three demos you will see today are very different from each other, and how brave those artists are not to traditional as every other artist are, but they have spent all their life to find their own style. And once they have found their own style, they are on the higher stage of art. So for that, we really have to thank them very much, because this is the only hope we have for watercolor to grow and to go faster to a future and to grow new generations. Thank you, Teresa Giorda, for being Teresa. Isabel, you will tell her later. Thank you, Isabel, for being a great shoulder for Teresa. They do a great job. And please use not only your eyes, use your heart to follow their work. Thank you very much. Dicevo che oggi è una giornata particolare, ci scusiamo per non potervi far entrare nell'altra sede, ma stamattina c'è un matrimonio che sembra che a Fabriano ci vediamo talmente pochi che è una cosa quasi più rara e più importante che non avere due raffarellisti in città. Allora, l'appuntamento di questa mattina è un appuntamento importante, perché è finalmente l'appuntamento in cui focalizziamo tutta l'attenzione su tre grosse dimostrazioni, su tre grossi personaggi che hanno lavorato e stanno lavorando nel mondo dell'acquarello per utilizzare questa tecnica artistica nella maniera più contemporanea possibile. Abbiamo Teresa Giorda, più tardi c'è Angelo Gorgini e poi Roberto Zangarelli. Questi tre artisti sono un'eccellenza e sono soprattutto l'orgoglio di quello che deve essere l'acquarello internazionale, perché sulle spalle di questi tre artisti dobbiamo costruire quello che sarà l'acquarello del domani e crescere le nuove generazioni di acquarellisti, che dovranno portare anche la tecnica della pittura d'acqua su carta verso la contemporaneità e soprattutto verso il futuro, con grande rispetto della tradizione, senz'altro, che è altrettanto interessante, altrettanto importante, grande rispetto della storia, ma abbiamo bisogno di costruire un futuro per questa tecnica. Quindi Teresa Giorda, che ovviamente come sempre lavora in coppia con Isabella Losetti, che fa la grande spalla, e oggi la ripresentiamo di nuovo ancora una volta a Fabriano, e lo faremo ripetutamente, perché guardate, Teresa incarna tutte le potenzialità di quella che è l'arte contemporanea, al di là dell'acquarello, prescinde da questa tecnica pittorica. Lei entra nella materia, la dipinge, la costruisce, la rende tridimensionale, la carta la distrugge, la ricostruisce, la taglia, è importantissimo quello che lei fa. Quindi vi chiedo di seguire la sua dimostrazione, più tardi quella di Angelo, che è altrettanto un importantissimo personaggio, non solo a livello italiano, a livello internazionale, e anche quella di Roberto Zangarelli. Vi chiedo di seguire queste dimostrazioni non solo con gli occhi e con la mente, ovviamente, ma seguitele anche con il cuore, perché questo tipo di arte si fa costruendo il lavoro non solo con la tecnica, ma mettendo a disposizione tutto quello che l'artista ha all'interno di se stesso. Grazie e buona osservazione.
Gracias.
Buongiorno.